Ecco le offerte presenti sul Magazine Combi, valide dal 26 giugno all'8 luglio. Combi, la differenza in evidenza. Lunedì 26 giugno 2017, buongiorno con vi e buona colazione a chi la sta facendo insieme a noi. Oggi il sole sorge alle 5.27 e tramonta alle 20.37, questo significa che avremo 15 ore e 10 minuti di luce. Oggi si festeggia San José María Escrivá de Balaguer. Escrivá iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. Il 2 ottobre del 1928 fondò l'Opus Dei, un'istituzione della Chiesa che promuove fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso la santificazione delle opere quotidiane, il lavoro, la cultura, la vita familiare. Il 26 giugno 1945 nasce l'ONU. Con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi diedero vita alla Società delle Nazioni Unite, approvandone lo statuto in quella stessa sede. All'indomani di un feroce conflitto mondiale, la comunità internazionale avvertì l'esigenza di dar vita a un organismo che, tra le altre cose, individuasse una risoluzione pacifica delle controversie tra gli stati, promuovesse il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell'individuo e alimentasse le relazioni amichevoli tra gli stati. Questi sono ancora oggi i compiti principali dell'ONU, la maggiore organizzazione intergovernativa di cui sono membri 193 stati del mondo su un totale di 202. Il 26 giugno 1968 nasceva Paolo Maldini, è stato un calciatore di ruolo difensore e ha indossato solo la maglia del Milan sin dalle giovanili. In 25 anni di carriera, con prestazioni di altissimo livello, ha vinto 26 trofei, 7 scudetti, una Coppa Italia, 5 Supercoppe Italiane, 5 Coppe dei Campioni e 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club FIFA. Si è ritirato dall'attività agonistica al termine della stagione 2008-2009. Il 26 giugno 1971 nasceva un altro sportivo, Max Biaggi. Nato a Roma, è stato un pilota motociclistico che si è ritirato a fine 2012. In carriera ha vinto 4 volte il campionato mondiale classe 250 e 42 dei 215 gran premi disputati, salendo 111 volte sul podio. Ecco le offerte presenti sul Magazine Combi, valide dal 26 giugno all'8 luglio. Combi, la differenza in evidenza. Oggi assaggiamo un fantastico sorbetto al limone.
soltanto oggi in tutti i supermercati Combi, mortadella classica Felsineo a 59 centesimi letto. Approfittatene. Buongiorno Combi, vi lasciamo all'oroscopo della settimana. Ariete, Mercurio sfavorevole questa settimana vi porta un bel po' di stress in più, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Cercate di sfruttare al massimo le giornate più fortunate della settimana con una bella luna favorevole, lunedì, martedì e mercoledì. Il fine settimana si preannuncia più nervoso del solito con la luna in opposizione. Toro, continua un periodo di super fortuna dal punto di vista sentimentale. Incontri fortunati sono possibili soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. La seconda parte della settimana potrebbe portare anche ottime notizie dal punto di vista lavorativo. Un periodo niente male. Gemelli, nelle scorse settimane avete raggiunto ottimi risultati e adesso è il momento di mantenerli. Cercate di essere costanti e di non abbandonare i progetti a cui vi siete dedicati finora, anche se questa settimana non porterà alcuna svolta significativa. Il rischio di annoiarvi e mandare tutto all'aria sarà forte, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Cancro, con Mercurio nel vostro segno e Venere favorevole, niente potrà fermarvi. Finalmente alcuni progetti lavorativi potranno avere il riconoscimento e la svolta che stavate aspettando. In amore scoprirete di poter contare su di una persona davvero speciale che merita tutta la vostra fiducia. Leone, la settimana comincia con tre giornate di grande fortuna, lunedì, martedì e mercoledì. Infatti la luna sarà nel vostro segno e potrete contare su di lei per superare ogni ostacolo. Venere, invece, continua a essere in opposizione sfavorevole. Le tensioni nella vita di coppia rischiano di intensificarsi. Vergine, questa settimana sarà davvero bella e ricca di soddisfazioni per il vostro segno. Avete dalla vostra parte sia Venere che Mercurio. Novità molto più che interessanti potrebbero arrivare sia dal campo lavorativo che da quello sentimentale. Particolarmente fortunate saranno le giornate di giovedì e venerdì, quando si aggiungerà anche la luna in congiunzione. Bilancia. Mercurio sfavorevole questa settimana non vi lascia in pace e crea di continuo ostacoli. Niente di irrisolvibile però. Entro la fine dell'estate ogni vostro sforzo sarà coronato dal successo. Il fine settimana segnerà una bella ripresa con la luna nel segno. E finalmente un po' di meritata fortuna. Scorpione, state attraversando un periodo non proprio facile per quanto riguarda i sentimenti. Venere in opposizione non vi fa dormire tranquilli e mette in evidenza tutto ciò che nella vostra relazione proprio non funziona. Sul lavoro, al contrario, arriva qualche bella conferma, più probabile tra le giornate di giovedì e venerdì. Sagittario, questo per voi è un periodo di riflessione. Avete bisogno di fare il punto sulla relazione che state vivendo o su di una situazione lavorativa che vi dà da pensare. Non agite in maniera impulsiva e aspettate di avere le idee più chiare. Le giornate migliori della settimana saranno quelle di lunedì, martedì e mercoledì. Capricorno, se l'amore in questo periodo sembra finalmente darvi qualche bella soddisfazione, sul lavoro c'è un momento di blocco. La situazione si sbloccherà solo da metà luglio in poi. Giornate fortunate giovedì e venerdì. Giornate no sabato e domenica. Acquario, la prima parte di questa settimana non promette bene. La luna sarà in opposizione nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. E assieme a Venere sfavorevole rischia di incrementare le tensioni nella vostra vita di coppia. Evitate il conflitto e cercate di rimandare le discussioni importanti a giorni successivi. Pesci, in questo periodo fortunato possono succedervi solo cose belle. Novità sul lavoro, nuovi incontri, avventure e promozioni, tutto è possibile. L'amore va davvero a gonfie vele. Godetevi la settimana! Remember when you were young.
Ecco le offerte presenti sul magazine Combi, valide dal 26 giugno all'8 luglio. Combi, la differenza in evidenza.